Foggia, la città, il capoluogo. 100.000 abitanti, un'industria artigianale, pastifici, molini, oleifici, conserve alimentari. Città di passaggio, centro di smistamento dalle campagne della Capitanata verso il nord. La contraddizione, la speculazione edilizia. Crescono le case ma non c'è il verde, scarseggiano i servizi, mancano gli alloggi a buon mercato. 12.000 in meno, 60.000 persone che non sperano in una casa vera. La cartiera, l'industria principale di Foggia, o tra le poche, un piccolo argine di manodopera, un'isola nel mare di 20.000 disoccupati. Il contrasto, 1.000 concorrenti per un concorso di quinta categoria e 20 posti, e 3.000 insegnanti senza classi né alunni. Fermare la gente, ma come? Non così. Certo, c'è una proposta socialista per l'esproprio delle aree, perché davvero chi lavora abbia una casa sua, a un prezzo giusto, qui a Foggia come altrove, perché questo squallore scompaia. Le loro eccellenze Rossuni e Tassinari hanno quindi visitato la nuova sede dell'Opera Nazionale Combattenti, tra le vibranti acclamazioni al duce della moltitudine adunata in piazza 28 ottobre. Panorami della fiera Mercato di Foggia, riuscitissima rassegna autarchica nel settore agrario, sul cui vastissimo campo erano esposte 1.500 macchine agricole tutte costruite da ditte italiane e oltre 30.000 capi di bestiame, in occasione della visita inaugurale del sottosegretario alla bonifica integrale, Sua Eccellenza Tassinari. Accompagnato dalle loro eccellenze Fedele e Lantini, visita lo stabilimento poligrafico dello Stato, interessandosi al processo di trasformazione della paglia in cellulosa, che è una delle più audaci realizzazioni dell'autarchia economica della nazione. La visita è stata lunga e minuziosa e si è conclusa con una dimostrazione di devozione da parte delle maestranze all'augusto visitatore. Mostra di grappoli, mescita pubblica e sfilata di carri addobbati a Foggia per celebrare la Sagra dell'Uva.
più grande e moderno silos granario interno d'Europa, capace di 450.000 quintali, dotato di 6 elevatori per le immissioni e della possibilità di evadere contemporaneamente le richieste di ben 28 depositanti, con le sue 28 tramogge di scarico, la sua grande selezionatrice per la scelta delle semenze elette e il suo sistema di prepulitura che assicura una miglior conservazione del grano, inaugurato la sua altezza reale il principe di Piemonte a Foggia, centro del vasto e fertile tavoliere delle Puglie, dove tutta la fiorente agricoltura è indirizzata alla produzione del grano. Accomunati nel bozzetto i personaggi delle opere del grande compositore pugliese, dall'Andrea Chenier a Fedora. Nell'occasione viene anche inaugurata una raccolta di cimeli di colui che seppe tener alto il prestigio della musica italiana.